Io sono Roberto La Carbonara, ho curato con Antonio Frugis questa operazione al parco dei Vivai Capitani. Abbiamo pensato e scelto di invitare quattro artisti pugliesi che espongono nei due ipogei presenti all'interno del percorso. È la terza edizione che all'interno della quale il Museo Pino Pascali viene coinvolto per allestire una mostra di arte contemporanea all'interno del contesto paesaggistico di questo vivaio, che è un unicum in Italia per quanto riguarda le piante ornamentali esotiche. È difficilissimo allestire qua dentro perché le sollecitazioni che provengono appunto dal contesto naturalistico e dalle ipogee all'interno delle quali noi abbiamo collocato i nostri interventi sono estremamente suggestivi e capaci anche di inglobare, addirittura soffocare i lavori degli artisti, ma lo dico in maniera anche come una provocazione molto interessante, cioè nel senso che gli artisti vengono qui proprio ad annusare questo territorio e a cercare di capire come mimetizzarsi. Sono artisti che anzitutto affrontano la loro esperienza artistica, ecco, soprattutto legate ai temi di tipo antropologico, e rispettano anche una certa arcaicità di contenuti. Mi chiamo Giovanni Carpignano, faccio l'artista a tempo pieno. Io sono di Palagianello, nella provincia di Taranto, un paese che nasce sulla gravina dell'arco ionico, come le tante gravine che ci sono e che è dove la civiltà rupestre è stata molto fiorente ed è presente, caratterizza un po' l'intero arco ionico. Appunto questo paesaggio è il mio paesaggio, è il paesaggio in cui vivo, in cui mi ha dato la possibilità di immaginare i tempi passati, i luoghi, le azioni degli uomini. E quindi non faccio altro che nella mia ricerca ripercorrere appunto le caratteristiche del nostro territorio. I nostri nomi sono Mario Suglia e Leonardo Moscogiuri. E sotto l'acronimo SUMO, che utilizziamo come pseudonimo d'arte, lavoriamo insieme allo stesso progetto artistico dal 97. Viviamo e lavoriamo entrambi alla Terza, dove abbiamo, diciamo, il nostro studio d'arte. Lino Sivilli, sono artista forse da bambino, è stato un periodo in cui iniziavo a disegnare su tutto ciò che mi capitava davanti, anche sul portone della mia scuola, tanto che il suo guardiano un giorno se ne accorse perché l'avevo anche firmato. Ultimamente mi occupo di recupero, cioè addirittura ritrovo questi oggetti in ferro abbandonati. Mi piace percepire la loro storia attraverso appunto i segni del consumo e non solo quindi il tempo dell'oggetto, ma addirittura l'azione dell'uomo che con questi oggetti ha lavorato per tantissimi anni e quindi ha creato delle cose. Quindi mi piace questo modo di ricreare una copia quasi dell'universo fisico attraverso il mio universo, la mia creazione. Per questo spesso questi oggetti metallici, zappe, pale, forche,
e quant'altro, diventano, hanno, prendono delle sembianze umane o di animali. Si chiama antropomorfa e rappresenta quindi un orologio solare che mentre misura il tempo viene misurata dal tempo, poiché la ruggine dell'installazione dell'opera consuma l'opera stessa, quindi mentre viene a misurare il tempo viene misurata allo stesso tempo dalla ruggine che la consuma. Il motivo per cui abbiamo scelto di presentare in questa occasione in un contesto così bello, così gioioso, di vegetazione, insomma, sembra quasi un paradiso terrestre, abbiamo deciso di presentare quest'opera che in realtà rappresenta una veglia di questa entità antropomorfa, no? In cui abbiamo giocato anche un po' sui paradossi, perché c'è anche questa simil pianta in cerapongo e materiale di riuso, proprio a voler creare un contrasto molto, molto netto, molto evidente con il contesto. Thanks.